Gli scontri fra paramilitari, forze governative e guerriglieri sconfinano molto spesso e centinaia di campesinos sono costretti a vivere nella paura e nell'incertezza. In qualsiasi momento possono piombare dal nulla uomini armati fino ai denti, alla ricerca del guerrigliero di passaggio che nelle sue fughe oltrepassa la frontiera e magari si mimetizza tra i civili che incontra. Questa zona è per lo più abitata da comunità indigene che vivono della terra e per la terra e per le quali essere costretti ad abbandonarla sarebbe un vero e proprio dramma. Ogni giorno, dunque, a subire il conflitto che da più di 40 anni lacera la Colombia sono migliaia di innocenti, estranei agli scontri e spettatori impotenti, uomini qualunque.